nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo. Amen. Carissimi, da quassù si gode di un bello spettacolo. Tanti fratelli e sorelle, tanti confratelli sacerdoti, radunati insieme per vivere un momento di cammino, un momento che fotografa, raffigura la nostra diocesi, che è e vuole essere in cammino. Davvero, quello che viviamo questa sera è immagine viva di ciò a cui siamo chiamati. E tutto questo lo compiamo insieme con Maria che ci accompagna e che ci conduce al Figlio suo Gesù. Allora, grazie per la vostra presenza e davvero insieme camminiamo pregando, meditando, cantando e ascoltando ciò che ha da dirci il Signore. A pregare, ci sono state offerte diverse intenzioni di preghiera, diversi temi per la nostra riflessione, per la nostra meditazione. In particolare abbiamo ricordato la fondamentale importanza della spiritualità di comunione, cioè quella capacità di costruire comunione, di essere uniti, di costruire comunità. Ci è stato ricordato che questo è premessa, fondamento indispensabile per vivere ogni altra realtà, ogni altro impegno nella vita cristiana. Vedete? Salendo e pregando, pensavo ad una cosa, mi sorprendeva una cosa. Nel Vangelo Maria di Nazareth non è mai presentata solitaria, ma è sempre insieme a qualcuno, è sempre a condividere qualcosa con altri, è sempre a favore di altri. Pensate, il momento dell'annunciazione le fa conoscere la sua missione, il progetto che Dio ha verso la sua vita. E immediatamente dopo questa esperienza così forte, così incisiva, ella si reca nella casa di Elisabetta. Comincia lì la sua opera, comincia lì il suo impegno di portare Gesù. E non è sola, è già con Gesù, Gesù è già in lei, che cresce, che diventa persona umana, e lo va a comunicare, va in quella famiglia, e avanti, avanti, di momento in momento, di tappa in tappa, con Giuseppe, con il figlio, e poi con Simeone, Anna, e con tanti altri, fino al momento supremo della croce. E in quel momento, come in una rinnovata annunciazione, Gesù le apre un nuovo compito. Questo, dice, rivolgendosi a Giovanni, questa sarà tua madre, questo sarà tuo figlio, di nuovo, non solitaria, non chiusa in se stessa, non ripiegata a pensare a se stessa, ma ancora una volta insieme con, a costruire, a favore di, per condividere e per aiutare. E la vediamo nel cenacolo, nel momento della Pentecoste. Ecco, davvero lei cammina davanti a noi, cammina insieme con noi e ci propone questo stile di vita
che non è uno stile di vita tra gli altri, è l'unico stile di vita che un cristiano autentico può scegliere, deve scegliere, è impegnato a scegliere e realizzare, perché è solo questo, è lo stile di vita cristiano. E allora riprendiamo il nostro cammino, ancora preghiamo, vivremo l'Eucaristia, che di questo stile è l'espressione più alta. In attesa della nuova venuta del Signore.